Mary Pop Live. Buongiorno, buongiorno, bentornate e bentornati all'ascolto di Mary Pop Live da Maria Teresa Lamberti. Oggi scaletta naturalmente ricca e però anche all'insegna del risparmio. Infatti in apertura parliamo subito di riuso, un riuso collettivo molto interessante, una bella esperienza che riguarda alcuni comuni italiani. Noi parliamo spesso dai nostri microfoni delle possibilità di riuso, di riciclo, di prodotti che abbiamo in casa, dei vestiti e di come trovare la maniera non solo di risparmiare ma soprattutto di rispettare il più possibile l'ambiente. Però non siamo solamente noi singoli a fare evidentemente delle azioni positive in questo senso, ma anche le amministrazioni comunali e non solo. E allora noi vogliamo parlare di una esperienza che riguarda molti comuni italiani, che fa capo ad una bacheca digitale su cui si possono insomma conferire sostanzialmente beni. Ma ci facciamo spiegare tutto da Davide Fanelli di Pulcra Ambiente di Vasto, comune dell'Abruzzo, che ha tra i primi sperimentato proprio questa bacheca digitale per il riuso a chilometri zero. Di che stiamo parlando, Fanelli? Buongiorno. Buongiorno a lei. Stiamo parlando del Centro del Riuso, un'iniziativa che ormai si sta diffondendo in tutta Italia, che è un luogo fisico dove possono essere conferiti da parte dei cittadini beni in buono stato, beni durevoli che possono essere, anziché conferiti nei rifiuti, essere destinati a nuova vita. E noi a questa iniziativa abbiamo associato la vetrina sull'app che abbiamo già in uso per la raccolta differenziata, che è molto diffusa e conosciuta da tutti i cittadini. Qui pubblichiamo gli annunci con le foto, la descrizione e della possibilità di poter prelevare liberamente e gratuitamente questi beni. E i cittadini, consultando liberamente l'app, possono già prenotare il ritiro. Quindi il cittadino può, anziché portare nei centri di smaltimento i suoi oggetti di cui vuole liberarsi, li può pubblicare su questa bacheca digitale. Chi è interessato può recuperare questo bene e quindi arriviamo appunto al riuso, al riciclo di tutto ciò che non viene più buttato. Quanti sono i cittadini che si rivolgono a voi? Abbiamo una media di 250 accessi al giorno sull'app e ad oggi circa il 44% degli oggetti messi a disposizione sono stati effettivamente ritirati. Il nostro comune, che è un comune di 40.000 abitanti, ha comunque quasi il primato rispetto anche ad altri comuni più grandi. Mm-hmm. Normalmente vengono conferiti accessori per bambini come passeggini, seggioloni, giocattoli per bambini come biciclette, scaldapappa e altri oggetti di uso comune. Sono articoli che effettivamente hanno un ciclo di vita piuttosto breve. In questo modo il loro ciclo di vita si allunga perché vengono riutilizzati da altri soggetti. Quindi il centro di riuso comunale va decisamente forte da quelle cifre che lei mi sta dicendo, ma invece per gli utenti, per i cittadini, i reali vantaggi quali sono? Innanzitutto è molto apprezzato il fatto che l'iniziativa non ha fini commerciali e il cittadino può già visionare da casa l'oggetto che può già prenotare e soprattutto il bene è a pochi minuti da casa. Quindi nel giro di pochi minuti può andare in possesso fisicamente, materialmente del bene. Qual è il vantaggio invece per l'ambiente? È una riduzione sostanziale dei rifiuti. Molti beni quindi non vengono destinati ai centri di raccolta e quindi poi di riciclo, ma prima di questo vengono destinati a essere riutilizzati. Non sono ancora definibili rifiuti, proprio perché finiscono nelle mani di nuovi cittadini che ne danno nuova vita. Poi chiaramente il vantaggio di ridurre gli spostamenti e i trasporti, con tutti gli evidenti vantaggi in termini di emissioni atmosferiche. Insomma, una pratica virtuosa che si è estesa a molti comuni italiani, probabilmente lo sarà ancora, secondo lei? Sicuramente, i dati ci dicono che sempre di più i cittadini apprezzano questa iniziativa e sono sicuro che in tutti gli altri comuni è la stessa cosa. I cittadini hanno sempre più sensibilità verso questi temi, hanno piacere a questo incentivo, hanno piacere al fatto di avere un'alternativa smart ai classici mercati del riuso. Grazie, grazie di essere stato con noi e buon lavoro. Grazie.